Non scomodiamo i monaci buddisti, ma non sappiamo se il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, si sia ispirato al film Sette anni in Tibet. Di sicuro non potrà fare il Brad Pitt della situazione, ma forse sotto sotto si è sentito tale quando ha presentato nei giorni scorsi il ponte tibetano, che diventa il piatto forte per chi ama il turismo slow. Inserito nel progetto dei cammini di Francesco, la struttura lunga 35 metri, altra 10, con una larghezza di 120 centimetri, rappresenta il fiore all'occhiello dell'Appennino. Questo è il risultato, un ponte tibetano a Fresciano di Sotto, molto vicino a dove era l'antico ponte romano. Probabilmente di qui passava la via Maiora Riminensi, che univa una consolare romana che univa Arezzo a Rimini, e la soddisfazione è vederlo realizzato nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime. Giovanni Tricca, presidente dei cammini di Francesco, nonostante qualche peripezia di troppo, non è voluto mancare all'evento. Sì, oggi purtroppo in Italia diventa un grande giorno quando si fa qualcosa, perché siamo ormai abituati a fare poco. Questo comunque è l'esempio che si può realizzare qualcosa di particolare in un luogo straordinario, e credo che possa diventare anche un'attrattiva formidabile per il comune di Badia Tedalda. E non poteva non essere presente il sindaco, capofila dei comuni francescani nell'Aretino. Senta Tellini, per quanto riguarda i cammini Francesco in provincia di Arezzo, a che punto siamo? Sì, si sta andando bene, si sta chiudendo alcuni lavori già iniziati come la cartellonistica e la sistemazione dei sentieri, sia dalla parte verso dalla Verna verso Assisi, ma anche dalla Verna verso Firenze. Ecco, il contributo che abbiamo avuto dalla regione, ai momenti sono tutti i soldi che abbiamo atterrato.